casino, guarda. L'abbiamo distratto. Giro panoramico a ridosso di una importantissima tomba etrusca che, come tutte le altre, è ovviamente ricoperta di vegetazione. Qui c'era una casa colonica debitamente abbandonata nel cuore del parco di Veio. Vediamo qui i paraggi illuminati dal sole e le nuvole che si divertono a passeggiare nel cielo, eccole qua. Il panorama è tra i più belli possibili immaginabili. Il cielo a pecorelle. Perché la luminosità viene accentuata anche alla presenza di queste nuvole bianche. Allora, per completare il discorso di Giorgio, questo non si riesce a percepire perché siamo un po' vicini. Allontaniamoci che forse si vede un po' più... qua, quasi in fondo, che si vede la dimensione bene. Questo è un tumulo del V-VI secolo a.C., nel parco di Veio, appunto, un tumulo etrusco. Eccolo qua. Parte da lì, da dove incominciano queste mimose selvatiche, sale su e là sopra c'è l'apice, è praticamente un'ogiva, è fatto a forma di ogiva, certo. È a cupola, diciamo, piuttosto larga, ecco, con una curvatura abbastanza bassa. È all'incirca 40-50 metri di diametro alla base e alto più o meno 8-10 metri. Lì, in questi tumuli, come in quelli di Cerveteri più noti e conosciuti a largo pubblico, ci sono vari ingressi corrispondenti a una serie di tombe o una tomba particolarmente ricca. E quindi in questo tumulo ci sono almeno 4 o 5 o forse anche 7-8 tombe di varia dimensione. Queste non sono, che io sappia, mai state scavate, neppure in epoca, diciamo, napoleonica e a partire da lì, perché praticamente... È lì che è incominciato l'interesse. Diciamo, no, a metà Settecento. A partire da Tarquinia le tombe più ricche sono state trovate a metà Settecento, più o meno. Ecco, qui quindi ci troviamo di fronte a un reperto archeologico importantissimo, del tutto abbandonato. Beh, in un certo senso, quando c'erano i coloni qui che abitavano in questa bellissima casa colonica, che qui ci vorrebbe 4 soldi per restaurarla, per viverci tranquillamente. Ah, la zona poi è bellissima. E appunto, proprio ieri sera su Rai 3 ci hanno fatto vedere un'intervista al nostro amico Mario Dumini. Ah. È stata un'intervista davvero bellissima, sì. L'Eremita, un'intervista bellissima dove ha spiegato le ragioni della sua vita. Vive perché... in una grotta sotto Tivoli. Sì, e lui ha fatto vedere dettagliatamente tutta la sua grotta, tutte le costruzioni in legno, in ghiaccio che si è fatto attorno, un ruscello lì vicino dove lui va a lavarsi la faccia e a lavarsi i piedi, e dove ha detto una cosa molto importante: sì, io vorrei morire qui da solo senza avere la rottura di coglioni di nessuno, e ha detto una grande cosa. Poi ha rilasciato delle dichiarazioni che giustamente solo uno come lui, un eremita come lui, può rilasciare. Lo abbiamo detto perché ci interessa sottolineare la nostra amicizia con Mario Dumini, amicizia che ormai data di qualche decennio, perché è un personaggio veramente notevole. È originalissimo, unico. Allora, proseguiamo nella denuncia. Oggi, eccola qui la relata, 17 ottobre, ore 11:20, e siamo sempre nei soliti noi tre, e questa è la denuncia contro Sergio Mattarella, Giorgio Napolitano, Matteo Renzi, Laura Boldrini, Pietro Grasso, tutti i parlamentari partecipanti alle votazioni che poi dopo leggiamo. Fai vedere l'elenco che abbiamo presentato. E quant'altri. Eccolo qua. Senza, aspetta, ovviamente, eccolo.
Perché è bene che si sappia, lo sappiano i nostri amici, che noi queste denunce non le facciamo perché non abbiamo niente da fare, al contrario, perché abbiamo molto da fare e presupponiamo che gli italiani sappiano quello che devono fare. Allora, perché fin tanto che verranno ignorate da parte di una magistratura di cui conosciamo perfettamente le implicazioni e la nascita, la struttura, ovviamente succederà solo una cosa, che gli italiani o capiscono che stimano a fare giustizia da sé o la giustizia non l'avranno mai. Allora, qui facciamo, c'è un lunghissimo elenco dei 179 votanti a favore dello stravolgimento della Costituzione che hanno messo in atto il 13 di questo mese. E allora facciamo qualche nome conosciuto. Uno, per esempio, è Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, non so se lo ricordate, quello che beveva l'acqua raffinata dai depuratori, no? Che col cazzo che se la beveva lui. Ma poi la sputava. Oppure qua c'è un Angione Ignazio che vorrei che non fosse quel generale Angioni della missione in Libano. No, il generale Angioni mi sa che è già morto. Ma quello era uno che non era un Angioni di quel tipo, non era quello che avrebbe votato. E poi c'è il signor Filippo Bubbico. E poi c'è figlio, mi sembra, di Bubbico, sì, noto esponente, certo, democristico. Poi c'è Vannino Chiti, che ogni tanto va in televisione a raccontare un po' di cazzate. Poi c'è, aspetta che ne citiamo qualcun altro, c'è il signor in presenza di queste tombe e di un'antichissima civiltà, noi stiamo sputtanando dei cialtroni. Della vedova che ha transmigrato in ogni luogo e in ogni tempo, certo, da sempre, da che esiste lui. È il figlio, il famoso figlio della vedova. Della vedova, giustamente. E poi. E chissà che all'origine non ci sia proprio. Un figlio della vedova. Un autentico figlio della vedova. Poi c'è il signor Roberto Formigoni. Formigoni, sempre presente. Sempre presente. Poi c'è, andiamo avanti. Ci auguriamo che avere a che fare con un formichierone. Poi c'è il signor Piero Grasso. Grasso. E speriamo di farlo dimagrire quanto prima. E poi c'è la signora Linda Lanzillotta. Lanzillotta! Poco nota, ma moglie del più noto. No, tra tutti e due. Bersani. Non credo che sia. Bassanini. Tra tutti e due sono un'associazione per delinquere tra le più belle. Anzi, ci citasse la signora Lanzillotta. Poi c'è. Contabile da strapazzo. Il signor Bruno Mancuso, e poi ancora, aspetta che andiamo avanti, poi c'è il signor Giorgio Napolitano, eccolo qui, un nome che non mi giunge nuovo, che è sotto la sigla AUT, SVP, UV, PATT, UPT, PSI, che cazzo significa, lo sanno solo loro. Noi gli metteremo, non gli basta più l'alfabeto. Noi gli metteremo la sigla EXIT. E poi, aspetta che ci andiamo, ne troviamo. Poi il signor Gaetano Quagliariello. Il noto giudice. Quanto è bello Quagliariello. E poi Maurizio Sacconi, tanto per dire uno di secondo piano, ma anche lui, insomma. Sacconi, il signor Renato Giuseppe Schifani. Schifani, che schifo, Schifani. Signor Ugo Sposetti. Sposetti, sposati di nuovo. E poi Verdini, Denis. E poi il signor Sergio Zavoli. Zavoli, ancora campa. L'altro po' c'hanno i piedi, tutti e due i piedi dentro la fossa, ancora meno lì a decidere sulle sorti dei cittadini italiani. Allora, che è successo? Tanto c'è una pensione da ridere il buon Sergio Zavoli, che ebbi l'opportunità di conoscere, come giornalista, ti dico subito, negli anni 50, 53, 54. È lunga data. Allora, il tutto nasce dal terzo fatto che viene elencato qui nella denuncia, cioè che il 13 di ottobre
il Senato ha approvato il disegno di legge preparato dalla ministra per le riforme istituzionali, la signora Maria Elena Boschi, che non si sa che cazzo di competenze ci avrebbe da costituzionalista. Lo sappiamo che lei è una competente. Che da assoluta... Solo che una competenza, lei se ne avrà male, poverina, questa brava ragazza, ma di altro tipo. Vabbè. Come gli hanno detto più di una persona. Che riforma la Costituzione definendo la composizione del futuro Senato e abolendo il bicameralismo perfetto, per cui i due rami del Parlamento avevano uguali poteri, e quindi questo decreto legge inficia tutta una serie di cose che adesso elenchiamo. Erano molto più oneste, molto più sincere, molto più popolari le corporazioni, certo, che esprimevano veramente consigli competenti di persone che eleggevano persone competenti. Non l'hanno voluta, hanno accettato l'iperliberismo, e questo è un ulteriore livello di questa iperliberalizzazione. Per nostra speranza futura. Comunque, ma noi sappiamo cosa dobbiamo fare. Rimane sottoposta a una iter procedurale per un'altra seconda volta alla Camera, sempre che non ci siano cambiamenti nel testo, perché se c'è il cambiamento nel testo si riparte di nuovo da capo. Esatto, qualcuno glielo farà sicuro. I deputati l'avevano già approvata appunto il 10 marzo 2015 e dopo il primo passaggio al Senato l'8 agosto 2014, ma a causa di emendamenti approvati in Senato il testo è cambiato e quindi dovrà essere rivisto ed approvato dalla Camera di nuovo, sempre che non ci siano mutazioni alla Camera. Poi comunque rimane sempre il referendum confermativo. Esattamente. Per fortuna. E quindi... Vabbè, ma che sono referendum che vincono loro perché la gente nemmeno ci va. No, non è vero. Non ti sei letto la denuncia. Tu presumi che gli italiani abbiano una coscienza. Non è vero. Stai zitto, dopo te lo spiego. Allora, non ti sei letto la denuncia. Ma poiché il decreto legislativo Boschi modifica il testo della Costituzione, sono obbligatorie due letture ad ogni Camera, cioè due approvazioni sullo stesso testo. In ognuna delle due aule, tra la prima e la seconda approvazione, devono passare 3 mesi. Quindi c'è ancora molto percorso da fare. Ma c'è sempre la spada di Damocle del referendum confermativo, perché la Costituzione obbligatoriamente prevede il referendum. Immagino, e già, lo fanno. Ti spiego, le due volte precedenti che c'è stata la riforma della Costituzione, cioè nel 2001 e nel 2006, se la sono presa nel culo. Sì. Perché il popolo, stronzo quanto vuoi, però nel 2006 ha detto queste cose non si fanno. Allora, la querela, tu non te la sei letta purtroppo, dice che questo procedimento è partito apposta nel 2006, mo ci arriviamo, perché appunto la prima approvazione è basata su una maggioranza semplice, la seconda ci sono due possibilità, secondo quanto stabilisce la Costituzione, se il testo sarà approvato da due terzi del Parlamento, dunque almeno da 420 deputati e 210 senatori entrerà in vigore, se invece sarà avallato solo dalla maggioranza delle aule sarà necessario aspettare altri 3 mesi, quindi c'è tutto il tempo che uno vuole, ci sono le varie fasi ancora, qui c'è, siamo in un percorso molto accidentato. Durante questo periodo di riflessione, se si raccolgono le firme necessarie, potrebbe essere convocato un referendum popolare confermativo, ecco, è questo che è quello che faranno il Movimento 5 Stelle e il Forza Italia, già lo hanno preannunciato. No, mi pare c'era un banchetto Movimento 5 Stelle, stanno facendo le raccolte. Sì. Allora, se si raccolgono, potrebbe essere convocato un referendum popolare confermativo, se il referendum la respinge la riforma costituzionale non entra in vigore, che ne vogliono i nostri carli parlamentari, se il referendum la approva oppure se non viene affatto convocato, dopo 3 mesi la riforma entra in vigore. Queste sono le condizioni. Però le condizioni che hanno accettato e messo in punto questa banda di infami, quali sono? Perché tutti parlano, i telegiornali, i giornali parlano della modifica della Costituzione e del Senato, ma non dicono che cazzo è successo. Esattamente. E allora, i senatori non saranno più 315 ma 100. La maggioranza dei senatori, cioè 95, sarà eletta dai consigli regionali. Di questi 74 saranno scelti tra i consiglieri regionali, cioè tu praticamente sono i consiglieri regionali che da soli si eleggono. Certamente. Come è successo per la Roma Capitale, che noi abbiamo denunciato, che i consiglieri dei comuni hanno eletto Non Roma Capitale. Per Roma Capitale, come no? Sì, ma per Roma Metropolitana, per la città metropolitana. La città, sì. Di cui non si parla più. Va bene. Perché è stato un aborto giuridico. Il processo in corso. Nostro. Ecco perché non se ne parla più. Appunto, diciamolo, che a qualcosa servono queste denunce.
Quindi alle elezioni politiche i cittadini non voteranno più per eleggere i propri rappresentanti al Senato, ma dovrebbero poter esprimere una preferenza durante le elezioni regionali. Sì. Cioè io leggo te che tu a tua volta eleggi quello che cazzo vuoi. Certo. Ma allucinante una cosa. Sì, perché il controllo ce l'hai. Già lo fanno regionale. Per le elezioni del Presidente della Repubblica e per i senatori a vita, figuriamoci se non lo fanno anche qua. I restanti 5 senatori, quelli dei 100, saranno nominati dal Presidente della Repubblica direttamente mandato di 7 anni. Certamente. Cioè non più solo i senatori a vita, ma pure questi altri 5. Si devono garantire il potere assoluto garantendoci gli uomini che diranno sempre certo, sì signore. E certo, gli yes men, gli yes men. Allora, se per caso non ci fossero in questo paese. Aspetta, non rientreranno in questo numero gli ex Presidenti della Repubblica che dopo la fine del loro mandato continueranno a diventare senatori a vita. Certamente. Al momento ci sono 6 senatori a vita, non li elenco perché è inutile. Lo stipendio dei senatori sarà a carico delle regioni e non più del governo centrale. E non ci saranno indennità aggiuntive, eccetera, eccetera. E inoltre nel nuovo Senato non ci sarà più il bicameralismo paritario, il Senato avrà più gli stessi poteri della Camera, diventerà una Camera delle autonomie, cioè regionali. Conserverà il potere legislativo solo per le riforme costituzionali, le leggi costituzionali, leggi elettorali degli enti locali, ratifiche dei trattati internazionali, leggi del referendum popolari e il diritto di famiglia, il matrimonio e il diritto di salute. Non voterà la fiducia al governo. Altre modifiche previste dal decreto legge. Sono introdotti referendum propositivi, questa è una buona cosa, che finalmente dopo 50 e 60 anni di Repubblica finalmente arrivano, ma la disciplina in merito è rinviata ad un'altra legge. Per i referendum... fa 50 anni. No, aspetta, però c'è poi il contropeso, non te preoccupa. Per i referendum abrogativi, se le firme raccolte dai promotori saranno più di 800.000, il quorum di partecipazione sarà la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera, e questo è anche buono, però ecco qui, saranno necessarie 150.000 firme e non più 50.000 firme. Certamente. Per presentare una legge di iniziativa popolare, tuttavia verrà data una garanzia per la conclusione del loro esame in Parlamento. Tieni presente che di tutte le proposte di legge di iniziativa popolare, nessuna è stata accolta, nessuna. Lo sappiamo. Ne ho firmate 3 o 4, anzi un paio l'ho presentato. Il governo potrà chiedere alla Camera che alcuni disegni di legge abbiano la priorità dell'ordine del giorno e siano votati entro 70 giorni. Sono escluse le leggi bicamerali, le leggi elettorali, le leggi di autorizzazione alla ratifica del trattato internazionale e le leggi che richiedono maggioranza qualificata. E cambieranno appunto anche le regole per l'elezione del Presidente della Repubblica, questo è anche buono, questo è buono. Il quorum di 2/3 sarà necessario per i primi 3 scrutini, non più solo per i primi 2, mentre la successiva votazione sarà dei 3/5 e quindi non più la maggioranza semplice. È una forma di blindatura in ogni però, caso. Però può avere anche dei lati positivi, anche perché per eleggerlo devi averci una maggioranza vera. Ma la modifica, adesso ci arriviamo. La modifica costituzionale, come si vede chiaramente, si presenta sotto altra forma e altra veste, ma la sostanza è sempre la stessa. La stessa proposta di riforma costituzionale del 2006, quella che è stata bocciata, come evidenziato nell'antefatto all'inizio, che dubito molto entrerà in vigore, ma in vigore in quanto il referendum confermativo la inficerà. Insomma, comunque vada, qui ancora una volta vediamo che è in atto da decenni la progressiva spoliazione dei diritti dei cittadini da parte del potere arbitrario, usurpativo, discrezionale e sperequativo della elite finanziaria mondiale attraverso il controllo dei parlamentari e parlamenti nazionali e degli organismi internazionali della facciata apparentemente presentabile, la stessa pervicace azione di soverchiare le leggi e la volontà popolare. Allora, dunque, vabbè, qui tralascio altre cose, la cosa da mettere però in evidenza in tutto questo, caratteristica di questa denuncia, è che evidenziamo la cosa essenziale, cioè come ho detto prima, nel 2001 fu fatto il primo referendum confermativo e lì effettivamente, siccome c'erano le modifiche dell'operatività della regione, andarono a buon fine perché effettivamente era un procedimento burocratico, di taglio burocratico, e andava fatto. E quindi la legge, il referendum fu approvato anche dalla cittadinanza, dai cittadini. Però nel 2006 presentarono tutta una serie di cose che non ho specificato, ma basta andarsi a leggere il referendum del 2006 che cosa trattava. E che cosa è successo? Che il referendum, il progetto di stravolgimento della Costituzione, i nostri soliti si sono rimessi al lavoro e hanno raggiunto il primo risultato inserito nel referendum 2006, e cioè nel 2014, ad aprile 2014, hanno redatto la legge 56/2014, i cui punti fondamentali del progetto di riforma erano: 1. La fine del bicameralismo perfetto, la suddivisione del potere legislativo tra Camera dei Deputati e Stato federale.
aspetta un attimo. Prosegui. Ma la cosa, appunto, la cosa più importante era la realizzazione delle aree metropolitane, che con la legge 56/2014 è stata definitivamente applicata, pure se da sei mesi non se ne sente più parlare perché gli stiamo facendo un culo così, sì. Però comunque il tentativo l'hanno fatto e l'hanno approvato. La cosa invece è l'altra che non è stata approvata, è il Senato, leggi che interessano materie di competenza regionale esclusiva concorrente con lo Stato, e quindi qui la trasformazione del Senato a organo regionale, eccolo qui, era nel progetto del 2006, come pure la riduzione del numero di deputati da 630 a 518 e dei senatori da 315 a 252 con decorrenza tra due legislature, e i senatori sarebbero stati eletti contestualmente alle elezioni dei consigli regionali, i senatori a vita sarebbero stati deputati a vita, eccolo qui, lo stesso progetto del 2006. L'altra ultima cosa, la diminuita l'età minima per essere eletti alla Camera da 25 a 21 anni e al Senato da 40 a 25 anni, che è una buona cosa, e la riduzione sarebbe stata in vigore della 16ª legislatura e quindi non necessariamente nel 2016 come spesso riportato, ma certamente non sarebbe stata immediata. E anche questo è inserito nel testo di questa legge qua, sì. di questa riforma del Senato. Quindi tutto questo, come abbiamo detto più volte, deriva da un progetto di lunga data, come minimo dal 2006, di questa precedente tentativo di riforma costituzionale. Quindi ecco, noi siamo di fronte a dei fatti e dei soggetti che possono cambiare nei personaggi diciamo esecutivi, diciamo operativi, quelli che portano l'acqua con le orecchie in Parlamento. Portano le orecchie con l'acqua. Forse è meglio così dire così. Ecco, in questo caso c'è una chiara, forte consapevolezza della volontà pervicace di portare avanti un progetto ultradecennale, e chissà da dove parte, se parte sappiamo bene in Italia o dall'estero, e sappiamo parte bene. Dall'estero, e specificatamente in alcune sedi che si chiamano City, che si chiamano Wall Street, quelle sono le sedi, che si chiamano Tel Aviv, queste certo, sono le sedi. Certo. Ecco, e quindi noi oggi abbiamo depositato questa denuncia con tutta una serie di reati che ne elenco solo qualcuno per dare un'idea di quello che è la gravità della denuncia che abbiamo fatto noi sulla gravità dei fatti a cui dobbiamo assistere e di cui nessuno riesce a rilevare la grave illegittimità, usurpatività e quant'altro, e cioè alto tradimento, attentato contro l'integrità e l'indipendenza dello Stato italiano, attentato contro la Costituzione dello Stato italiano, usurpazione del potere politico e comando militare, attentati contro i diritti politici del cittadino e tutta una sfilza a seguire di altri reati. Prima o poi queste cose arriveranno al punto in cui devono essere sopra prese in considerazione. Sopra queste dovranno essere prese in considerazione. Che si stanno addensando. Anche stamattina ci dicevano, ma perché fate tutte queste denunce? A che scopo? Non ottenete un cazzo. Gli ho detto, guarda, che se tu pianti una pianta di qualunque genere, non è che domani mattina ti porta appunto il frutto. Potrebbe essere una pianta che comincia a produrre, come fanno per esempio le pesche, devono dopo 10 anni, dopo 15 anni. E si quindi tu, quindi o l'olivo comincia a produrre dopo 15 anni. Certo. Quindi uno deve avere una prospettiva a lungo termine, non solo il flash dell'immediato. È naturale. No? E quindi noi vediamo qui il sole, ad esempio, filtrare attraverso le foglie di questa pianta di eucaliptus. Che non è certo di 10 anni fa. Questo è un nespolo, questo è un eucaliptus e questa è una... Oddio, non mi viene in mente adesso. Detto anche eucalitto con due T. Va bene, dopodiché abbiamo chiuso, cari signori, e passiamo alla dal Parco di Veio, zona A, Isola Farnese, Roma, comune di Roma. Adesso passiamo alla solita rassegna stampa. Arrivederci a tutti.